aperto si intitola Assassino sull'Oriente Express di Agatha Christie, la più famosa giallista al mondo e vincitrice con questo libro del premio Oscar dei gialli. Esso è ambientato negli anni 30, nei pressi dei Monti Balcani. A bordo di un vagone di prima classe, partita da Istanbul e diretto a Calais, Poirot è costretto, suo malgrado, ad occuparsi di un delitto. Mentre il treno è bloccato dalla neve, qualcuno pugnala a morte per 12 volte un ricco americano, il signor Rackett. L'assassino non può che essere un viaggiatore, ma nessuno sembra aver avuto un motivo per commettere questo crimine. Gli unici indizi trovati da Poirot sono i seguenti. Sulla scena del crimine c'era un nettapipe e un bigliettino bruciato. Nella stanza accanto è stato trovato anche un bottone della divisa di un controllore e, grazie alla testimonianza di alcuni passeggeri, la scoperta di una donna con un kimono scarlatto che correva lungo il vagone durante la notte in cui è stato commesso il crimine. Allora c'è un assassino. L'assassino è tra noi e ognuno di voi è sospettato. Questo libro mi è piaciuto perché, grazie al modo di scrivere, mi sono sentito coinvolto nell'indagine e solo alla fine, per merito degli indizi trovati da Poirot, sono riuscito a capire chi era veramente l'assassino. Lo consiglio alle persone curiose e appassionate di crimini.